nostra Characters nasce dalla volontà di stabilire un punto di intersezione. Negli anni precedenti le mie mostre sono state dei momenti di caos pittorico, dipinti molto più grandi, uno attaccato all'altro, dove potevano interagire vecchie informazioni dall'hard disk, personaggi dei cartoni animati, fotografie, personaggi da me fotografati e reinterpretati. In questo caso è proprio la voglia di stabilire uno stop. Mi sono fossilizzato sui volti e i ritratti, per cui estrapolare da quello che prima era caotico e concentrarmi sui visi, sulle espressioni dei singoli personaggi. Non si stoppa al fluorescente, anche se è diventato quest'anno di moda, lo vedo dappertutto, ma comunque il mio studio rispetto all'eccitazione molecolare del colore fluorescente che mi affascina ancora, però spesso interagisce con la foglia d'oro anodizzata, per cui c'è comunque un codice antico e qualcosa di neanche moderno, diciamo di anni, il fluorescente, così si può parlare degli anni 60. Mi piace mischiare i codici, le epoche, ma comunque la pop art è sempre un flusso ispiratore continuo. Il neon blu è anche questo estremamente pop, lo puoi trovare alle mie mostre, lo puoi trovare in certi particolari design store, oppure anche negli autolavaggi la notte, per cui è una luce assolutamente pop per i giorni nostri, e da sempre la uso appunto per esaltare la fluorescenza dei dipinti. Il lavoro di customizzazione degli oggetti nasce dalla volontà di fuoriuscire dal dipinto, per cui è una questione quasi virale, come se il quadro a un certo punto invadesse la tridimensione di un oggetto o di strumenti musicali. E grazie poi alla preziosa collaborazione con il mio socio Fabrizio Grigolo dello studio Fluon, che riesce a sventrare i grammofoni e inserire questi moderni impianti con subwoofer, quindi un grammofono magari antico diventa un amplificatore per iPhone e per iPod. Il nostro spazio espositivo Made for Art è uno spazio comunque di dimensioni abbastanza contenute e quindi preferiamo sempre avere noi un rapporto con il pubblico, quindi per qualsiasi tipo di allestimento abbiamo sempre preferito mantenere prima di tutto una certa distanza tra un'opera e l'altra e appunto poi scegliere proprio questa assenza della didascalia. Dopo una mostra pulita e rigorosa come Black and White, con il contrasto e l'incontro tra il bianco e il nero, abbiamo voluto gettarci sul colore più brillante, sul colore più acceso, e quindi la scelta di Andy è venuta in maniera quasi naturale e ci ha portati a trovare un'arte giovane, un'arte divertente, con interazioni col mondo della musica, col mondo dello spettacolo, per rendere il nostro spazio ancora più al centro delle dinamiche giovanili e della contemporaneità.